i tre principali tipi di vita Aristotele Etica Nicomachea Ma riprendiamo dal punto in cui abbiamo iniziato la digressione. Infatti si pensa, non a torto, che gli uomini ricavino dal loro modo di vivere la concezione del bene e della felicità. Gli uomini della massa, i più rozzi, li identificano con il piacere. E per questo amano la vita di godimento. Sono tre infatti i principali tipi di vita: quello or ora menzionato, la vita politica, e terzo, la vita contemplativa. Orbene, gli uomini della massa si rivelano veri e propri schiavi, scegliendosi una vita da bestie. Eppur capita che se ne parli per il fatto che molti individui altolocati hanno le stesse passioni di Sarda Napalo. Le persone distinte e predisposte all'azione pongono il bene nell'onore. Questo, infatti, più o meno, è il fine della vita politica». Ma questo è evidentemente qualcosa di troppo superficiale rispetto a ciò che stiamo cercando. Si riconosce infatti che esso stia più in chi onora che in chi è onorato, mentre il bene, lo presentiamo, è qualcosa di intimamente proprio ed inalienabile. Inoltre, sembra che gli uomini aspirino all'onore. Per poter credere di essere essi stessi buoni. Di fatto, cercano di essere onorati da uomini di senno e da uomini da cui sono conosciuti, e in grazia della virtù. È dunque evidente che almeno per loro la virtù è superiore, e si farebbe presto a pensare che è piuttosto la virtù il fine della vita politica ma anch'essa è troppo imperfetta. Si ammette infatti che sia possibile che chi possiede la virtù si trovi in stato di sonno o di inattività per tutta la vita e che per giunta patisca i più grandi mali e le più grandi disgrazie. Ma nessuno chiamerebbe felice uno che vivesse in questo modo. Se non per difendere ad ogni costo la propria tesi. E su questo argomento basta, se ne è parlato abbastanza nelle trattazioni correnti. Il terzo tipo di vita è quello contemplativo, sul quale svolgeremo la nostra indagine in seguito. La vita dedicata alla ricerca del guadagno, poi, è di un genere contro natura. Ed è chiaro che non è la ricchezza il bene da noi cercato, essa infatti ha valore solo in quanto utile, cioè in funzione di altro. Perciò sarà meglio considerare come beni quelli menzionati prima, giacché sono amati per se stessi. Ma è manifesto che non sono fini ultimi neppure quelli. Per la verità. Molte argomentazioni sono già state diffuse contro di loro, lasciamo perdere dunque questi fini.